oggi del 4% di voto. Grazie. Presidente, buongiorno, veramente un onore. Un momento, mi dice, signor Presidente. Grazie. Grazie, Presidente. Grazie. Prego. Prende la parola il dottor Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Signor Presidente, grazie. Ancora una volta grazie. Mi sono permesso di dirglielo in privato nell'incontro con il Ministro Bodi e il Segretario Generale Carlo Mornati, ma oggi è un grazie che va sottolineato per tutta una serie di considerazioni. Innanzitutto questo incontro rappresenta una novità assoluta, un inedito. Questi due mondi, queste due discipline sportive, queste due federazioni nella loro storia non erano mai state ricevute, tra virgolette, da sole nella casa degli italiani al Quirinale. Questo avviene perché c'è stata nell'anno una incredibile, reiterata serie di successi personali e di squadra da parte dell'atletica leggera e del pentathlon moderno. Dal 1965, da quando è stata istituita la Coppa Europa, l'Italia non l'aveva mai vinta. 58 anni. Siamo andati a conquistare questo successo, un successo di squadra, signor Presidente, e lei sa quanto è diverso vincere quando siamo tutti insieme, quando rappresentiamo un intero movimento rispetto a una singola individualità, contro i favori del pronostico. Siamo andati a Chorzów, in terra di Polonia, che era la strafavorita, giocava in casa, relegandola al gradini del podio insieme alla Germania. Se lei pensa alla storia dell'atletica leggera, con i grandi che hanno segnato non solo il nostro paese, ma in assoluto nel mondo, con le loro imprese, penso ovviamente a Pietro Mennea, a Sara Simeoni, questo dà ancora più risalto all'impresa fatta da tutti loro, atleti, tecnici, dirigenti, capitanati da uno straordinario condottiero che è Gianmarco, Gimbo Tamberi. E questo è di auspicio, perché noi nel 2024 avremo due appuntamenti, uno in casa dal 7 al 12 giugno, campionato d'Europa all'Olimpico di Roma, dove ci auguriamo, Presidente, che lei possa onorarci con la sua presenza. E l'altro le Olimpiadi, Parigi, dove confidiamo che ci faccia sentire non solo come sempre la sua vicinanza, il suo affetto, la sua competenza, la passione per il nostro sport in assoluto, ma anche una condivisione di certi momenti, in particolare a Casa Italia, oltre che sugli stadi di tutti gli sport. E poi c'è la storia del pentathlon moderno, antica, nobile disciplina, più sport, nuoto, scherma, equitazione, corsa, tiro, corsa atletica leggera, qualcosa hanno molto in comune, che ci ha sempre regalato grandi successi, tradizione. Abbiamo una scuola di pentathlon moderno. E quest'anno, a partire da Giorgio Malan, il più giovane di tutti, 23 anni, che ha vinto il campionato d'Europa, qualificato già alle Olimpiadi. E poi le ragazze, una straordinaria Elena Micheli, che ha ripetuto il successo nel campionato del mondo individuale, cosa mai avvenuta nella storia, e che ha impreziosito questa formidabile stagione del 2023. Ma anche qui c'è una squadra, insieme a Elena, Alice Sotero e Alessandra Frizza hanno completato un percorso meraviglioso vincendo anche loro il titolo mondiale.
In più c'è un'ulteriore dimostrazione anche dei valori che questi atleti e queste atlete rappresentano. Alice Sotero, insieme ad Ariane Errigo, ad Alice Betto, scherma, triathlon, è stata, diciamo, portabandiera di quel meraviglioso progetto Atlete Mamme. E in Consiglio Nazionale gli abbiamo riconosciuto tutto il supporto possibile dal momento della maternità alle Olimpiadi, per far sì che la piccola Ginevra, che credo che sia da qualche parte qui, non, alla fine hai deciso di non portarla, va bene, la piccola Ginevra che sia il più possibile vicino alla mamma, a dimostrazione che anche su queste cose il Comitato Olimpico, il nostro mondo, deve avere la giusta sensibilità. Presidente, siamo molto molto orgogliosi di essere qui con voi. Grazie. Signor Presidente, è con sincera emozione che rivolgo a lei, a nome dell'Atletica Italiana, il più vivo ringraziamento per l'invito a celebrare la straordinaria impresa delle atlete e degli atleti azzurri nel campionato europeo squadre avvenuto nel giugno scorso a Czorzów, in Polonia, nell'ambito dei Giochi Olimpici Europei. L'atletica leggera, ha detto poco fa anche Giovanni, è lo sport individuale per eccellenza. Ma queste individualità si fondono in uno straordinario spirito d'assieme proprio in occasione di questa competizione, il campionato europeo a squadre, che vede per una volta il risultato personale avere senso soprattutto in chiave collettiva. Tutti gli azzurri, donne e uomini, velocisti, saltatori, lanciatori, staffettisti, competono per collezionare più punti utili alla classifica di squadra. Secondo lo schema originario ideato nel 1965 dall'italiano Bruno Zauli, una straordinaria figura di dirigente sportivo al cui nome la manifestazione fu per lunghi anni intitolata. Ebbene, signor Presidente, dalla sua nascita oggi l'Italia ha finalmente primeggiato, riportandosi a casa, me lo lasci dire, la Coppa Europa, come io ancora la chiamo perché qualche anno fa la correvo anch'io. E finalmente nel giugno scorso, con una vittoria anche molto ampia in termini di distacco sugli avversari, siamo riusciti a salire sul gradino più alto del podio, proseguendo un recente percorso di successo che ha toccato le vette più alte ai Giochi di Tokyo, dove l'atletica ha vinto 5 medaglie d'oro, impresa mai riuscita prima a nessuno sport azzurro, e proseguita poi per i mondiali di Eugene, gli europei di Monaco, e infine nell'agosto scorso ai mondiali di Budapest, dove l'oro del nostro capitano Gianmarco Tamberi ha illuminato una rassegna indimenticabile per i nostri colori. Il 2023 è per l'atletica italiana un anno da ricordare, oserei dire storico, così come storico è stato per gli amici del pentathlon moderno. Così come mi si consenta il parallelo, quest'anno assume un significato particolare per tutto il movimento sportivo italiano, il cui impatto sociale ha finalmente trovato il più alto riconoscimento pubblico con l'ingresso nella nostra Costituzione. Sembra una straordinaria coincidenza che nell'anno in cui finalmente la Repubblica, e cito testualmente, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, l'atletica italiana riesca ad affermarsi come movimento collettivo. Non so se sia solo una coincidenza, a me piace pensare che sia un segno ben chiaro. L'atletica, comunemente detta regina, è la base di ogni sport. Dalla combinazione dei suoi gesti, correre, saltare, lanciare, si producono tutte le discipline sportive. Il progresso dell'atletica, la sua diffusione nelle fasce più giovani della popolazione, genera a lungo andare una società più sana, più padrona della propria espressione corporea. Ed anche al termine di questo percorso uno sport di maggior successo, in un circolo virtuoso che sempre più speriamo di attivare. Noi come Atletica Italiana, con le quasi 3.000 società affiliate, le decine di migliaia di dirigenti, tecnici, giudici, in larga parte veri e propri volontari al servizio del Paese, ci sentiamo pronti per fare la nostra parte. Grazie per questo invito, signor Presidente, che testimonia la sua straordinaria attenzione verso lo sport italiano e dei suoi protagonisti. E grazie anche ai nostri alfieri, magnifici, donne e uomini di questa squadra nazionale attesa da un 2024 che ci auguriamo possa generare nuovi successi, emulazione sportiva nelle più giovani generazioni e coesione sociale all'ombra del nostro magnifico tricolore. I Giochi Olimpici di Parigi, e ringrazio il Presidente del CONI Giovanni Malagò che non smette mai di farci sentire il proprio supporto, così come il Ministro Abodi, rappresentano il momento più atteso della stagione che avrà.
però per i nostri atleti un appuntamento fondamentale con i campionati europei che Roma tornerà ad ospitare dal 6, a dire il vero, al 12 giugno, dopo 50 anni dall'ultima volta, e dove speriamo ovviamente di averla ospite in tribuna. L'augurio, signor Presidente, di tornare a trovarla alla fine del prossimo anno per celebrare con lei nuove e indimenticabili imprese della nostra atletica. Viva il tricolore, viva la nostra amata Italia. Signor Presidente, sempre difficile parlare per ultimo, soprattutto dopo il Presidente Malagò e dopo il Presidente Stefano Mei, che mi hanno bruciato parte del discorso che mi ero preparato con tanta cura. Comunque, è con estremo piacere che ci troviamo tutti qui davanti a lei in un anno che definire favoloso per il nostro sport sarebbe riduttivo. Per questo le esprimo la più sentita gratitudine. Nelle 6 manifestazioni internazionali importanti per la nostra disciplina, la finale di World Cup, i campionati europei a Cracovia e i campionati nel mondo a Bath, l'Italia, i nostri atleti e la nostra federazione hanno ottenuto 4 vittorie grazie a Elena Micheli, che nel recente mese di agosto a Bath ha bissato il titolo mondiale conquistato lo scorso anno a Alessandria d'Egitto, impresa storica per il pentatlo moderno italiano e internazionale. Dopo aver vinto la finale di Coppa del Mondo a inizio giugno ad Ankara, ed aver così conquistato il primo passo olimpico individuale. Vice campionessa del mondo, la sua compagna di nazionale Alice Sotero, fresca del titolo europeo conquistato a Cracovia, a poco più di un anno, come è stato detto anche dal Presidente Malagò, dalla nascita della sua bambina, la splendida Ginevra. E ciò aprirebbe, signor Presidente, una dovuta riflessione per queste donne dello sport, mamme, e per i loro sacrifici e i loro risultati, soprattutto in un momento così particolare della nostra società. Titolo continentale vinto poche ore dopo da Giorgio Malan, campione europeo a Cracovia, dove l'Italia si è superata raggiungendo le 100 medaglie complessivamente nel medagliere ufficiale. Questi 3 fenomenali atleti saranno i nostri rappresentanti alle prossime Olimpiadi di Parigi. Ci auguriamo, insieme a un altro azzurro, che speriamo di qualificare, raggiungendo così il massimo che ci è consentito nel nostro sport. Infine, ma non per ultimo, anzi, lo strepitoso titolo mondiale a squadre con l'Italia femminile campione del mondo, grazie a Elena, Alice e Alessandra Frezza. Sono immagini che rimarranno indelebili nella nostra memoria e in quella del pentatlo moderno e dello sport italiano. Un dovuto riconoscimento al direttore tecnico della nostra federazione, Andrea Valentini, per il lavoro svolto fin qui. E concludo con un grazie a lei, signor Presidente, per averci onorato e ricevuto per la prima volta al Quirinale. Un grazie che estendo per l'amicizia che gli devo al Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ci è stato sempre vicino in tutti i momenti. Esprimo i miei più sinceri complimenti alla Nazionale di Atletica Leggera, qui con noi, al suo Presidente e amico Stefano Mei, in quest'anno per noi memorabile, ma per tutto lo sport italiano. Ringrazio il Ministro che ci è stato anche egli sempre vicino per la sua disponibilità e cortesia e vicinanza e educazione verso il pentatlo moderno. E ripeto, ma è una data particolare quella del 20 settembre in cui la Repubblica finalmente riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Grazie, signor Presidente. Prende la parola Gianmarco Tamberi, capitano della squadra azzurra di atletica leggera. Buongiorno a tutti. Egregio Presidente Mattarella, distinti ospiti, oggi ho l'onore e il privilegio di parlare e di rivolgermi a voi non solo come atleta, ma come rappresentante capitano di questa magnifica squadra che sta raggiungendo risultati straordinari. Come primissima cosa vorrei congratularmi con ogni singolo atleta di questo gruppo, presenti e non, per la loro capacità dimostrata in questi anni di mettere da parte qualsiasi voglia di prevalere sull'altro, a favore di uno spirito di squadra e di unione, con l'obiettivo comune di raggiungere risultati che brillano d'azzurro e non di nomi propri. Questo tipo di attitudine ha consentito alla nostra squadra, l'atletica italiana, di raggiungere risultati che fino a pochi anni fa eravamo soltanto in grado di sognare. Tra questi non posso non citare la vittoria, fantastica vittoria di quest'estate in Coppa Europa squadre. Vittoria che, va sottolineato, non era mai riuscita nella storia della nostra nazionale.
Se non rubo troppo tempo, vorrei ora invece portare un attimo l'attenzione in quella che, alla fine dei conti, è l'essenza del nostro sport, la parte individuale, e quello che a mio avviso oggi è il suo limite più grande. In tutti gli sport, quando vestiamo d'azzurro, ogni atleta porta con sé non solo le speranze e le aspettative personali, ma quelle di un'intera nazione. Ogni volta che entriamo in pista, in campo o in piscina, rappresentiamo l'Italia, la sua determinazione, la sua forza e la sua passione. Questa rappresentanza è per noi un onore immenso, ma per ovvie ragioni porta con sé una grandissima pressione. Questa, troppo spesso, viene accentuata da critiche personali che rischiano di ledere la parte più intima di alcuni di noi. Desidero quindi sottolineare l'importanza di riconoscere la nostra umanità. Siamo prima di tutti persone, con pregi, difetti e sentimenti. La nostra maniacale ricerca della perfezione nello sport non ci rende immuni dagli errori e dalle difficoltà, tutt'altro. Ma è proprio questo che ci rende autentici, è proprio questo che ci aiuta a connetterci con il pubblico e ci rende di ispirazione per tanti giovani. Vorrei incoraggiare, se posso, ad un cambiamento nel modo in cui gli atleti degli sport individuali vengono percepiti e sono supportati nel nostro meraviglioso paese. Immaginate se ogni italiano tifasse per noi come tifa per la propria squadra del cuore. Con passione incondizionata, con sostegno costante, senza focalizzarsi sui nostri difetti e sul nostro personalissimo essere diversi. Questo tipo di supporto potrebbe fare la differenza tra un atleta che si perde nel tentativo di piacere a tutti e un atleta che riesce a dare il meglio di sé semplicemente essendo se stesso. Molti di noi, quando sono liberi dai giudizi, non relativi alle performance, riescono finalmente ad eccellere, a raggiungere nuovi traguardi, a superare i propri limiti. Ma per fare ciò abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra comprensione e della fiducia in noi come rappresentanti dell'Italia. Per riassumere e concludere, vorrei con grande umiltà chiedere a tutti, dai media ai tifosi, di guardare a noi atleti non solo come degli esecutori di prestazioni, ma come degli ambasciatori di valori. Valori di perseveranza e di dedizione, e soprattutto di guardarci come degli esseri umani che stanno tentando di tutto per portare il più in alto possibile il nome dell'Italia nel mondo. Grazie. Prende la parola Elena Micheli, vincitrice del campionato del mondo individuale e a squadre di pentathlon moderno. Buongiorno a tutti. Grazie. Egregio signor Presidente, desidero rivolgerle il mio più sincero ringraziamento per averci ricevuto. È un onore per noi rappresentare l'Italia, che spero di aver onorato a mia volta laureandomi campionessa del mondo per il secondo anno consecutivo, dopo il primo emozionante successo nel 2022. Far risuonare l'inno nazionale portando sul gradino più alto del podio il tricolore è stato a dir poco emozionante. Ne sono orgogliosa per il pentathlon moderno e per il movimento olimpico italiano. Così come sono e siamo felici ed orgogliose di aver reso omaggio all'Italia con il titolo mondiale a squadre femminile per la prima volta nella storia del nostro sport, con le amiche e compagne di nazionale Alice, vice campionessa di un podio mondiale condiviso, e Alessandra. Grazie a questi importanti risultati, con Alice e Giorgio rappresenteremo l'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi. Per noi è un traguardo raggiunto, ma al contempo un obiettivo importante, per il quale ci prepareremo al meglio. Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento anche a chi tutti i giorni lavora con me in questo percorso, ai miei tecnici e al Centro Sportivo Carabinieri. Grazie al CONI per il fondamentale supporto nella preparazione di uno sport articolato come il nostro e alla Federazione Italiana. Vorrei chiamare con me un secondo Gianmarco per porgerle, se le accetterà, dei doni. Le firme per le preziose, grazie davvero. Grazie. Grazie a lei. Uguale, ma ne siamo un pochino di più, quindi. Sempre numeroso.
Un magnifico ricordo per me, grazie davvero. Grazie, complimenti. È stato straordinario. Grazie mille. Si vede una copia del trofeo che è particolarmente elegante. Benvenute e benvenuti. È per me davvero un grande piacere accogliervi al Quirinale insieme al Ministro dello Sport. Ringrazio molto il Presidente Malagò e il Presidente Meyer Bittner per quanto hanno detto e per aver organizzato questo incontro, cui tenevo molto, per esprimervi i complimenti e ringraziamenti per i traguardi raggiunti. Successi importanti che non si esauriscono, quelli vostri, nelle tante medaglie, anche nelle grandi vittorie di prestigio, traguardi straordinari come gli europei di atletica a squadre o come i mondiali femminili in pentathlon, aver vinto 4 sui 6 importanti traguardi di competizioni. Ma accanto a questo straordinario patrimonio di valore così importanti, medaglie e successi, vi è stato importante il fatto che avete certamente indotto tanti giovani a impegnarsi nello sport. E questo è un grande risultato per il quale la riconoscenza nei vostri confronti cresce. Ed è il pentathlon è una straordinaria disciplina che non soltanto raccoglie successi, come lei ha ricordato, Presidente, ma con le sue 5 specialità, come il Presidente Malagò ha ricordato, la corsa, il nuoto, l'equitazione, la scherma, il tiro, raccoglie le prime e più antiche discipline dello sport e quindi come una sintesi delle competizioni sportive. E avere tanti risultati in questa disciplina e anche con dei giovani talenti è particolarmente importante. Grazie per quello che fate. L'atletica, Presidente May, è una, lei ha ricordato, la regina degli sport, lo sport per eccellenza. La vittoria negli europei a squadre è stato un traguardo che nessuno ipotizzava prima, ma è stato travolgente, tratto di grande dimensione. Mentre parlavate, pensavo che in fondo per gli europei a squadre atletica avevamo noi, non dico un titolo, ma un dovere di responsabilità da onorare, visto che, come è stato rammentato, gli europei di a squadre sono nati con nome di Coppa Europa su sollecitazione di Bruno Zavoli, indimenticabile dirigente del CONI, che è stato un grande non soltanto organizzatore, ma promotore di sport in Italia e in Europa. Io ho seguito gli europei di atletica, ogni volta che potevo seguivo le gare. Dicevo alla Lisea Pichino che ho seguito tutti i suoi salti. Poi naturalmente i ricordi degli europei si aggiungono e si fondono con quelli di altre competizioni, le Olimpiadi, i mondiali, i campionati nazionali. E dicevo a Pat e Tortu che l'immagine della 4% di Tokyo è indimenticabile. Ma questo può dirlo a ciascuno di voi qui presenti. Vi siete atleti del pentathlon, nell'atletica, nella corsa, velocità, mezzo fondo, nel lancio, nel salto. Tutti voi avete conseguito grandi risultati, non posso menzionarli tutti. Vorrei menzionarne uno antico nel tempo, apparentemente, perché per essere stata per me un'emozione quella degli europei, visto che lei, come ricordo bene, data la mia età, ha vinto i 10.000 agli europei poco tempo fa, un po' meno di 40 anni fa. Ed è stato e quindi per lei è stata un'emozione particolarmente alta quella di questo traguardo agli europei di atletica. Complimenti. Per tutti voi vorrei ringraziare molto Gianmarco Tamberi
e della Micheli per quanto hanno detto. Ho apprezzato molto quando hanno detto. Vorrei riprendere alcune cose che Tamberi ci ha ricordato. La prima, la grande pressione che c'è sugli atleti, che è comprensibile per la carica di competizione che vedi, non tanto con gli altri quanto con se stessi, con i propri limiti, ma anche del risvolto è questo, che è questa a cui contribuisce il verificarsi di critiche immotivate, che dimenticano quando intervengono che i vostri risultati sono frutto di dedizione, di sacrifici, di preparazione impegnativa, faticosa, laboriosa, che voi vi misurate con i limiti, i confini della possibilità atletica, e che questo naturalmente richiede anche sovente degli aggiornamenti di metodologie e di modalità di esercizio, che comportano quindi naturalmente delle pause, ma i risultati poi arrivano come sono arrivati, come arrivano sempre, sono arrivati anche in queste ultime competizioni. Per questo l'apprezzamento a questi confronti è molto grande, perché c'è questo messaggio che trasmettete anche di impegno con sacrificio, con dedizione in quel che si fa. Lei ha parlato anche ha detto una cosa molto bella, di essere persone anzitutto. Quando ci siamo visti qualche tempo fa, nei giardini del Quirinale, dopo le Olimpiadi, 2 anni fa, io le ho fatto i complimenti per il gesto di grande valore sportivo umano che insieme a Barshim avete fatto con l'oro delle Olimpiadi. E questo ha dimostrato la dimensione umana che c'è negli atleti, che non sono soltanto non sono delle macchine da competizione, sono delle persone umane, donne e uomini, che si impegnano manifestando la possibilità di avanzare costantemente nei limiti delle possibilità atletiche. E questo carattere, questa dimensione umana è stata anche dimostrata ampiamente da Alice Sotero con la bambina l'anno passato. È un richiamo fondamentale alla dimensione umana che è alla base dei vostri successi. Complimenti per questi risultati, per questi traguardi. Auguri per il futuro. Le prossime tappe saranno le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di Roma 2 mesi prima. Io ci sarò naturalmente. Non so quante volte, ma quantomeno spero di essere presente all'apertura. E vi faccio l'augurio più grande, più intenso, senza pressioni. E con grande fiducia, Tamberi. Auguri. Grazie, la ringraziamo. Auguri, ragazzi.